Ciao. Ciao Irene, ciao. Ciao a tutti, benvenuti. Ciao Federica, giusto? Ciao, ciao Elena, ciao. Ciao Sara. Come stai, Sara? Benvenuti a questo episodio delle chiacchiere monoline del mercoledì, eccezionalmente. Vediamo, vediamo. Ciao Noemi! Buonasera. Wow, quanti siete? Vediamo se arriva anche Cecilia. Vediamo. Ciao Consuelo, come va? È un po' che non faccio un giro in Val Brembana. Ciao, eccola! Ecco Cecilia, adesso la invitiamo. Dovrebbe arrivare. Ciao Mimma! Abbi fede, Mimma. Arrivo anche da te. Ciao! Eccola! Ciao, Anna! quanta gente che c'è già! Ma tantissima! Ehi! Eccezionalmente il Bellissimo! mercoledì! Ciao Lara! Sì, eccezionalmente il mercoledì, perché io ieri sera ho dovuto dare forfè. Come sarà E poi la gatta? alla fine la gatta sta meglio, era perché ha la tiroide, i valori della tiroide altissimi. E deve prendere una pastiglia al giorno. Non vi dico le cose che facciamo per farle prendere la pastiglia. E era un giorno, sì, era un giorno che non la prendeva. Quindi, niente, quando succede questa cosa che non riusciamo a farle prendere la pastiglia, mi tiene sveglia la notte. Ieri sera non ce l'ho proprio fatta. Va bene, ma Siamo umani, d'altra parte. sì, infatti, uno, cioè, come si dice. Quando non riesci a scrivere, studi, no? Questa qui è la regola, almeno io uso questa. Ci sono dei giorni in cui proprio non riesco. Aspetta che... Elena dice come ti capisco. E io di solito uso questa regola, ma ieri sera proprio non avrei potuto nemmeno spiaccicare parola, quindi è andata bene, è stato meglio così, diciamo. Ma Tu sì. come vai con i preparativi? Io trasmetto direttamente da quello che sarà il mio studio. Yeah! Ma che bello! Ma quindi state già dormendo a casa nuova? Vedi, ci sono i segni degli ingombri dei mobili. Perché ieri ho scelto i mobili, quindi stiamo arrivando ad un dunque. Sì, noi dormiamo già qui da quasi una settimana. Ok, hai l'eco infatti della stanza vuota stasera. Mi dispiace. Ma metteremo, sì, metteremo una pezza molto presto. La Elena Canali, dai. Patrizia, Sera. ciao. Cecilia, stasera faremo qualcosa di che apprezzeranno sicuramente, cioè quello che Sì, sappiamo vi fare meglio. anticipo che stasera creerò dei bisogni assurdi. Nemmeno Marta lo sa in realtà, No, perché, io esatto, non ho avuto tempo di scriverglielo. sono E curiosa di quanto farle costi. vedere l'anteprima di che cosa mi è arrivato. Allora, ho fatto un ordine, adesso vi spiego il perché. Ho fatto un ordine di speedball serie A, quelli con la punta quadrata. Federica, non ridere. Lara si mette già le mani nei capelli. Elena dice aiuto. Aiuto. Perfetto. Allora, non li trovavo in Italia, quindi ho provato questo negozio online specializzato in articoli di calligrafia, si chiama calligrafie.com, con la K e la F normale. Dopo comunque vi faccio vedere il bigliettino da visita, così rimane anche e lo metteremo nella descrizione della puntata. Questa è la puntata 14, se non ricordo male. Tipo, sì, giù di lì. Ok, Una cosa del genere. allora, intanto vi dico, servizio ottimo di vendita.
spediscono con DHL, ma con la posta normale, non è un DHL di quelli 24 ore, ok? Quindi vi arriva tipo 5 giorni, una cosa del genere. Ok, impacchettato benissimo. I prezzi per alcune cose sono anche più bassi di quelli che si trovano in Italia, però ovviamente dovete considerare che c'è un pochino di spedizione, quindi Incidono magari se... i costi di trasporto. Esatto, però se uno si mette d'accordo e fa tipo una centrale di acquisti, se vivete vicina, vi fate gli acquisti insieme e risolvete il problema delle spese di spedizione. Secondo me è una cosa abbastanza intelligente, insomma. Beh, questa Poi cosa certo. è una cosa che è molto utile, io già la faccio forse te l'avevo già detto, già lo faccio con una mia amica di Brescia Ah. e ci mettiamo d'accordo per ammortizzare i costi di Certo, si trasporto. dividono in due, in tre, quello che... esatto. Anche io ho, per esempio, Alessandra Scannerini, che abita non lontano da me, insomma, no, non proprio vicinissimo, però ci vediamo, ci incontriamo, e facciamo così, quando una deve fare un ordine, avvisa l'altra e dice sto per fare un ordine da Pinco Pallo, hai bisogno di qualcosa? Così si dividono le spese, eccetera. Vabbè, niente. Allora, Federica dice: finirò povera ma felice. Federica, benvenuta nella grande famiglia. Siamo tutti con le pezze al culo, come dico da questo. L'importante però è essere felici. Esatto. Allora, adesso, gatti permettendo, perché sono tutti anche loro in grande forma questa sera, quindi ce li ho. Aspettate che vi faccio vedere. Una è qui, la vedete? E l'altra è arrivata. Eccola qua, è lei la malatina. Amore. E vi fa vedere la schiena, ma lei è quella bianca e nera, ok? Però è la più buona. L'altra invece è una strega malefica. Ok? Allora, ridono. Dunque, come devo fare qua per girare tutto l'ambaradan? Devo, credo, togliere il telefono da qua e riposizionarlo. Aspettate, trick. Facci vedere, facci vedere. Allora, aspettate che lo devo anche fissare. Dunque, mi sono aspettate che qua. Che poi io non vedo una cippa di quando tengo il telefono qua. Quindi voi mi dovrete dire se. Allora, vi faccio vedere che cosa è arrivato. Queste le tengo per dopo perché. Ta-da! Tutti i pennini speedball, quelli con la punta tonda, la serie B, non so se si vede. Spostarli verso il gatto. Adesso? Perfetto, così va bene, così va bene. Ecco, Così perfetto. rimaniamo. Adesso forse il gatto se ne va, uno, non lo so. Boh. Allora, ok, quando arrivano, tra l'altro, aspettate perché transita, non so, deve trovare pace. Ok, quando arrivano in questo modo qua. Se ne va? Se ne va, perfetto. Vedete che è leggermente disallineata la punta, si vede Marta? Si vede una Ok. piccola fessura in mezzo. Esatto, si possono tutti sistemare, non vi preoccupate, questi qua sono veramente de delle sciocchezze, insomma. Aspettate che vi faccio vedere. Vi dovreste procurare, eccole qua, queste piccole pinzette. Che sono delle pinzette da lavori manuali, non so, si trovano nei negozi Brico, è una cosa, un attrezzetto abbastanza Leroy Merlin, tutte queste cose qua. Quindi tutta la serie di tutte le grandezze della punta rotonda. Poi velocemente, perché adesso viene la cosa figa, poi adesso li proviamo magari, Marta. Sì, curiosa. Io ho pochissimo materiale qui, però siamo tutti curiosi di vedere come scrivono. Poi, eccolo qua, questi qua sono gli stessi, vedete che sono sempre la stessa forma e la speedball, però con la punta quadrata. Si vede bene, no? Che Sì, ha la punta si vede. quadrata. Questi qua lasciano un segno molto particolare, ci si fanno le scritte tipo poster, però chiaramente con dimensioni. Adesso questa qui la uccido, aspettate, in diretta, perché E se sul non la... manuale
sul manualino della Speedball ci sono gli esempi fatti con queste due tipologie di pennino, quello tondo e quello quadrato. No, stasera dovete aver pazienza un attimo, ma questa qui è spiritata. Ok, scusate, che qui volano. Allora, poi basta, Mimì, su. No, questo è quello che vi ho fatto vedere prima. Aspettate che mi sto impicciando con le... Questi sono quelli quadrati. Ok. Troppi pacchetti. Ok, no, 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 sì, perfetto. Allora, i pennini ve li ho fatti vedere tutti. Poi guardate che carini mi hanno mandato. Insieme al biglietto da visita c'era il pennino gratis. Mi sta mozzicando, cioè, voi non avete idea di quanto è incazzata. Guardate. No, non lo vedete. Ma... Questa come si chiama? Mimì. Devo trovare un modo per mandarla giù. Allora, intanto saluto. Ciao Francesca, ciao Irene. Camina. Ciao Giorgia. Ah. Monica. Nicolina. Allora, torniamo a noi velocemente. In realtà quest'ordine, oltre che per quei pennini, l'ho fatto perché volevo provare queste penne della Curetake. Non so se qualcuno di voi le ha già viste. Mai? Io sì, però non voglio togliere nessun... E dai, spiegalo intanto che io scarto. Ma se, allora, se non vedo male, sono quelle per l'embossing, no? Per? Non ho sentito, scusa. Sono quelle effetto colla? Sì, 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 okay. Sì. Sono delle penne che non fanno... Non so tecnicamente che nome hanno, però rilasciano una sorta di colla. Esatto, esatto. Allora, che cambia colore quando si asciuga. Adesso scarto anche la seconda. La sto proprio aprendo con voi. Ok, allora in pratica le usano per queste cose qua per fare le dorature. Adesso io ho preso due misure, questa che ha, aspettate, la punta tipo un marker dell'Uniposca, e questa qui che invece ha la punta roller fine fine. Sì, adesso penso che userò questa per farvi vedere, per provare. L'inchiostro, la colla dentro è azzurrina e quando asciuga diventa trasparente. E una volta che è quasi asciutta, ci si mette sopra la foglia d'oro. Loro mi hanno mandato queste cose qua, adesso le usiamo, ma io la foglia d'oro ce l'avevo già a casa, quindi userò poi quando faccio i lavori che mi interessano, userò quello. E poi mi hanno mandato questo sempre in regalo, carini, che è lo Zig, il Dual, lo conoscete, no? Sì. Che c'ha la doppia punta, tutto però punta tronca. Punta tronca. Perfetto. Poi ho fatto una spesa da Amazon. Ho preso della carta d'acquarello che volevo provare per fare... Cioè, mi dispiace usare i fogli buonissimi d'acquarello per farci le prove. Ho preso questa cosa, formato A5, eccolo qua, quindi 300 grammi, ci sono una ventina di fogli se non mi ricordo male, e costa tipo neanche 10 euro, una cosa super... E devo dire che tiene l'inchiostro, quindi adesso lo proviamo anche con questi oggettini qua. Ho preso anche un'altra cosa, ma stasera non ve la faccio vedere, per adesso creiamo questo bisogno, una cosa alla volta, teniamo questo per la prossima. Esatto. Allora, intanto che io provo a fare questa cosa, fatemi smettere di parlare perché altrimenti litigo col gatto veramente, perché lei in realtà è arrabbiata perché io sto parlando, capito? Non capisce con chi stai parlando. Sì, ma lo capisce pure, cioè nel senso sa che non è lei, quindi... Allora, aspettate che provo a vedere. Mimì, devi fare la brava, Che poi io non riesco a vedere i... Stasera proprio non riesco a vedere i vostri commenti.
Quindi devo fare un'altra cosa. Ciao botanica! Ciao! Bellissimo negozio di fiori e piante. No, ma devi scendere, dai, Mimì, non ti posso tenere qua davanti. Chi sei, Tania o Silvia? Chi dei due sei tu, botanica, stasera? Allora, Marta, se tu, io lascio un attimo la cosa accesa e provo a portare il gatto a mangiare due croccantini. Vediamo se la riesco a calmare, ok? Va bene. Datemi un minutino. Ok, eccoti, Tania. Ciao. Ciao, bella. Calligraphy, my letters, Inku calligraphy. Ciao, sono il fidanzato di Noemi. Oddio! Oddio! Abbiamo il fidanzato di Noemi! Potete convincerla che non le servono mille mila cose di pennarelli colorati perché io sono da... Allora, tu sei quel sant'uomo che le ha regalato tutta la wishlist di Amazon. Sei famosissimo qua dentro e ora ti sei dichiarato e ti conoscono tutti. Non ho parole, Noemi. Ma non lo sapevi, Noemi, che sarebbe entrato in questa diretta? Sì, allora, il problema, fidanzato di Noemi, è che purtroppo caschi male. Noi non potremo mai convincerla che non le servono mille mila sfumature di pennarelli, perché tu sei daltonico, ma lei no, giusto? Imbarazzo, Noemi. Oh, ciao Melissa. Ci vedremo anche con te prima o poi. Comunque, è entrata Melissa, Once Upon a Ride. È la mia amica che vi dicevo prima. Io con lei cerco di dividere sempre le spese di trasporto, quindi facciamo gli ordini tendenzialmente quasi Ci tutti sono. insieme. Allora, io ti devo aggiornare che collegato abbiamo il fidanzato di Noemi Dai! ci ha pregati di cercare di convincere Noemi che non le servono mille mila cose. Va bene, ok. Noemi, non ti servono mille mila cose. Ah! Le ho già detto che casca male perché noi non potremo mai Stavo per convincere. dimenticare questa cosa. Noemi, guarda cosa è arrivato! Ah! Eccola, l'ho tenuta chiusa perché volevo aprirla domani mattina con calma. Col caffè della mattina sento già che c'è qualcosa di cicciotto. Intanto grazie perché è bellissima. Che cosa avete fatto nel frattempo? Tu non hai iniziato a scrivere, eh? No, perché allora è entrato il fidanzato di Noemi, si è subito dichiarato e allora abbiamo chiacchierato. Ok. Giro un po' la telecamera anch'io che si saranno tutti spaccati vedendo faccione. Allora, proviamo a fare tipo una M di Marta. Vediamo se funge. Wow. Questa è quella con la punta a penna, ok. Sì. Bisogna prenderci un po' la mano, vedi che. È molto liquido? Sì, parecchio, guarda. Eh beh, sì, secondo me deve fluire un po' all'inizio, poi dopo. Sì, io non so se è la carta che, siccome ha una superficie irregolare, può darsi che quando non fa contatto, non gira la rotellina. E quindi non scende il liquido, ma quando fa più contatto ti scende di più. Vabbè, comunque adesso la lasciamo lì per i fatti suoi e giriamo il foglio da questa parte, così provo a farvi vedere dov'è l'inquadratura qua. Allora, cambiamo.
Io questa settimana mi sono divertita tantissimo, cara Marta. Io ho visto che hai fatto un sacco di belle cose. Sì. E come ultimo, adesso proviamo questa qui. Stamattina ho spedito un matrimonio, cosa rara di questi tempi perché non si sposa praticamente più nessuno. Però qualcosa si riesce a fare. Comunque tutti i matrimoni stranieri, eh. In Italia penso che In Italia credo che quest'anno, anche questa primavera, è un ce po' li troppo possiamo presto, sì. scordare. Sì. Allora, io vi devo confessare che quando vedete usare questi pennini, no, c'è gente super professionale che va con il pennello, li riempie piano piano, no? Li carica piano piano, eccetera. Io invece sono una... Boh, vado ad intinzione, sarà che l'abitudine... Tu usi il pennello Quasi quando mai. carichi? Però è un'abitudine che volevo imparare ad avere. Aspetta che ci stanno dicendo qualcosa. Dell'inquadratura? Aspetta che non sono riuscita. Allora, ora adesso la tua inquadratura, se riduco i commenti, sei perfettamente centrata. Aspetta, eh. Adesso la giro un pochino, aspetta che almeno abbiamo i fogli. Ok, così dovrei riuscire a vedere io e vedere voi anche. Vediamo se faccio un casino perché vedo già la goccia d'inchiostro che è lì per... Prima volta in assoluto che li uso, quindi devo capire proprio che segno lasciano. Ah, sono divertenti. Li vedo già che sono divertenti. Che inchiostro stai usando? Malo di noce super semplice. Ok. Vediamo con la B come... Secondo me comunque anche senza far tutto sto giro, adesso io sto girando tanto il pennino, vediamo se invece lo uso. Infatti funziona anche così. Perché c'ha solo la parte quadrata che tocca la carta, la Allora, parte più... infatti, essendo quadrato, Quindi in ci... realtà non importa il senso, in Sì, teoria. ci fai Potrebbe proprio lasciare un tratto tutto. costante, esatto. Esatto, poi vai a ritoccare magari la fine. A parte che i ritocchi così, non so tu Marta, ma io li faccio, non li faccio con questi pennini, ci vado proprio col pennino a punta fine. Eh sì, Lascio la maggior parte delle volte. Sì. asciugare tutto e poi vado. Sì, perché altrimenti è un disastro, almeno per quanto mi riguarda. Sì, ma non, boh, non ha proprio... Molto divertente, li vedo, li vedo, li vedo. Sì. Riesci ad alzare leggermente l'inquadratura, grazie. Ok, così. Ciao Proviamo a fare Manu. qualche... L'Emanuela Tosatto? Yes. Il mal di noce è quello secco che si scioglie in acqua, chiede Giulia Lettering. Sì, cristalli sciolti in acqua con un briciolino di gomma arabica. No, briciolino, goccia. Bello, bello, divertente, ragazze. Comperateli. Ma si vede. Sì. Ci si Io le fanno un devo. sacco di cose. Tra l'altro, ah, Prendo. vi faccio vedere una cosa figherrima, aspettate. Allora, però mi devo organizzare perché questi pennini qua, sia quelli con la punta quadrata che quelli con la punta tonda, sono super fighi per scrivere con l'acqua. Adesso vi faccio vedere che cosa ci potete fare perché è veramente forte. E soprattutto quando lo fate... Adesso... Rilasciano molto liquido. Esatto. Non so se dovreste riuscire a vedere con il riflesso della luce che io lascio, come diceva Marta, tanta acqua sul foglio. Così
con questi pennini. E questa cosa succede sia... Aspettate che adesso non vedo che, dove sto... Ok. Vi dicevo, la potete fare sia con i pennini a punta quadrata della Speedball che con quelli a punta rotonda. Sono, li trovate, sono serie A e serie B, mentre la serie C degli Speedball è quello punta tronca che si usa per l'italico e tutte le... E poi vado, ho caricato la penna in vetro, ma lo potete fare anche con un piccolo pennellino, l'ho caricata con il mio mallo di noce, che anche lui è molto liquido. Funziona bene con due cose molto liquide e vado a toccare i punti dove mi interessa lasciare il colore. Poi quando lui asciuga tutta questa cosa, viene effetto boh, acquarellato, non so come dirvi. Sì. Non so se abbiamo tempo di vederla asciugata, forse io ho qualcosa che avevo fatto giusto per farvi capire l'effetto, perché delle volte poi ci sono alcune carte che reagiscono lasciando i pigmenti tutti sul bordo della lettera, quindi l'interno della lettera che avete tracciato rimane molto più chiaro, mentre il colore si concentra tutto sui bordi e viene una cosa molto carina. Sto trovando. Allora, diciamo che questo effetto fatto con questi pennini spesso lo si vede anche fatto direttamente con l'acqua brush. Con, ok. Quindi viene fatto, adesso non ce l'ho sotto mano, però il classico aquash, quello sì, 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 con sì. Un pennello caricato con l'acqua, viene scaricato molta acqua in fase di scrittura e poi viene pigmentato con l'inchiostro. No, l'ho buttato via, niente, non posso farvelo vedere. Pazienza. Vediamo se questa asciuga in tempo, non lo so. Allora, la serie A è quella tonda o è quella quadrata? È quella quadrata. Ok. Adesso spero di ricordare bene, ragazze, però. Allora, qui mi sembra che la nostra colla, sì, forse da questa parte dove ce n'era di più è meno asciutta, però noi lo facciamo nell'altra parte. Poi io non ho un pezzo di carta velina perché di solito uso la carta o la carta da lucido o la carta da forno anche, ma lo faccio con un pezzo di carta normalissimo. Vado a mettere la mia foglia d'oro, che questa è finta come me, e poi... È quello che si usa anche per la penna a caldo? Sì, sì. Sì, sì, la foglia d'oro. E poi anziché andarci col polpastrello, io faccio questa cosa che adesso devo fare attenzione a fare perché c'ho tutto il bagnato sotto, in modo che faccia aderire bene alla colla e quando vado a toglierlo dovrebbe essere rimasto, ok, qui. Ah, c'era quel pezzo di colla più sopra. Ah, vediamo che cosa è successo. Ta-da! No. Aderisce, allora, nella prima parte ha aderito bene. Sì. Nella seconda no, vedete? Però questo... Siccome è ancora appiccicoso qui, perché è ancora colloso, penso di poter andare... Ah, però l'effetto è carino. Ripetere è l'operazione. Bello, sì, però. Leggermente in risalto, proprio in rilievo, scusate, non in risalto, in rilievo. Sì. Diciamo che sì,
Consigliata, sì, consigliata. Poi come tutte le cose, poi bisogna trovare un po' i tempi giusti per l'applicazione, della struttura. E capire un po' il timing, però come tecnica è molto divertente. Sì, e poi soprattutto è comodo, nel senso che il dispenser è la penna in sé, no? Cioè non hai niente altro da fare che togliere il cappuccio e vai. Esatto. Perché in realtà devi sapere, Marta, che io mi sono comprata anche il mini Atum. E questo qui, siccome io a casa c'ho già l'Instacol, no? Che è quell'altra base, se uno non sa fare il gesso, io non lo voglio imparare, perché è una cosa lunghissima da fare il gesso vero. In più usi dei prodotti... Federica dice basta, basta. Quando lo diciamo noi, Federica, cioè, che cacchio. Avevo l'Instacol e l'ho usato e lo stavo finendo e ero molto curiosa di provare questo qui, è una base per dorature e questo si può usare anche con la punta fine, quindi vai ad intinzione e poi fai la tua scritta e poi lo vai a dorare, voglio provare. L'estate scorsa ho fatto un pezzo tutto pieno di flourish dorato che sono impazzita. Non penso di rifarlo mai più, però no, beh, insomma, cioè, dovrei farmi pagare non si sa quanto. Bene, allora, intanto che questo asciuga, giusto per farvi vedere l'effetto di questa letterina dell'acqua, però avete capito l'effetto che fa, insomma, cosa... Lo potete fare ovviamente con qualsiasi colore d'acquarello, questa cosa qua, che lasciate l'acqua sul foglio e poi andate a mettere il colore nei punti dove vi interessa, no? Esatto. Adesso lasciamo questo da parte che si asciughi. Non so nemmeno a che ora siamo arrivate, è già mezz'ora di chiacchiere. Mezz'oretta, sì. In tutto questo io ho una fame terrificante che non ve lo dico neanche, perché devo ancora cenare. Perché giustamente tu devi ancora cenare, io invece ho già cenato. Poi qualcuno me lo dovrà spiegare come mai a Roma mangiano tutti così tardi, perché io tecnicamente non ce la faccio proprio a essere pronta prima. Non so... Vabbè. È anche un po' questione di abitudine, di... Allora, Federica chiede, ma le penne che hai appena provato funzionano con la foglia d'oro classica? Sì, direi... Allora, questo qui che ho provato io è, Fede, uno di quei fogli che si usa anche con la penna a caldo, quindi è un pochino più... Non è vera foglia d'oro, ok? Questo qua è proprio quella pellicola da due soldi, insomma, che si compra in rotoli. Con la foglia d'oro vera e propria non ho provato, ma conto nel fine settimana di provarlo, così dopo vi metto le foto nelle storie e vedete. Però parlando con Ether, mi diceva che lei l'ha visto usare anche con la foglia d'oro, questa penna. E la usano per fare questa qui, perché ci sono le punte ci sono di varie misure. Questa è una delle più grandi. Le usano per fare i bordi larghi e per farli tutti dritti. Vuoi sapere come fanno? Usano il nastro adesivo. Capito? Poi piano piano lo tolgono, il nastro adesivo quello da artisti, quello che si stacca. Capito? Svelato il segreto? Un po' come si fa con... La vernice. Con la vernice, insomma. Esatto, con la pittura. Adesso, io credo che quelli che fanno doratura professionale inorridiranno a sentire questa cosa. Però, quando uno deve fare dei pezzi dove... non vuole mettere chissà quanto, no? Ma sì, ma è anche giusto trovare questi piccoli escamotage per semplificarci un po' la vita, insomma. Direi di sì. È già tanto complicata la vita. Sì. In tutto questo, ma noi stasera scriviamo perché abbiamo solo creato dei bisogni. Ma io ho scritto riassumendo quello che hai fatto vedere. Ok, ah, mi sa che stasera la scrittura, anche perché sono le 9.35
Allora, siccome stasera sono un po' accampata, settimana prossima sicuramente sarà un po' meglio, ci sarà un pochino meno eco da stanza vuota Anche, sì. e quindi magari saremo più propensi a fare qualche scritta in più, dai. Sì, però una cosa la vogliamo perché io mi sono fatta nel tempo una cartellina di tutte le cose che abbiamo scritto. Aspetta che se riesco a inquadrare. Oddio, ce la faccio. Con tutti i fogli che abbiamo fatto volta per volta, no, Ah Marta? sì, E anch'io li ho noi. tenuti lì, anch'io li ho Oh, tenuti lì in una perfetto. cartellina. Ultimamente abbiamo ribadito poco che quando uno si mette, eccoli qua, alla scrivania, è bene fare un po' di riscaldamento. Quindi mettetela come vi pare, fate le lettere che vi pare, però il tempo del riscaldamento serve. Sì. Ogni volta che ci Esatto. mettiamo seduti, poi possono essere un paio di queste righe, le ha fatte Marta, le ho fatte io. Nell'italico la lettera radicale, è la N. Quindi si usa la N per fare anche il riscaldamento. Oppure, questa è una cosa che a me piace tanto, mi faccio un alfabeto con una lettera e poi una N, poi la lettera successiva un'altra N, e questo mi abitua, intanto mi fa allenare le forme delle lettere, di tutte le lettere, ma col fatto che sono costretta a usare la N, l'occhio continuamente gli viene ricordato qual è lo spazio corretto di una lettera, no? Sì, Perché con la N verissimo. mi accorgo subito se sto andando più stretta, più larga, eccetera. Verissimo. Vedo anche che sei partita con un'inclinazione senza inclinazione e mano Ho a mano provato, sì. hai inserito variazioni sia per quanto riguarda le ascendenti, le discendenti o le grazie, legato o non legato, ma anche più inclinato. Più o meno inclinato, esatto. Può essere un esercizio Sì. divertente e che comunque vi fa allenare la mano, no? Perché l'abbiamo detto tante volte, uno non è che ha una macchinetta, si siede alla scrivania e scrive subito e trova subito il ritmo giusto, Ma no? assolutamente. Serve tantissimo, serve all'occhio, serve alla mente, serve al muscolo della mano, del braccio, eccetera, tutto quanto. Sì. Quindi è bene Ah sì, ribadire. esatto, vedi, la settimana scorsa io avevo terminato qui, avevamo terminato qui, e in preparazione di stasera, che poi vabbè non abbiamo scritto, però mi sono fatta le mie 4, 5, 6, 10 righe Brava. di ritmo, di movimento, di forme Esatto, varie. esatto. E uno non deve aver paura di ritornare all'inizio, anzi, serve tantissimo, ma serve probabilmente ancora di più, a chi è più avanti con lo studio perché, ti ricorda che devi comunque, ribadire a te stesso, no? Quali sono, i fondamentali di uno stile che stai per fare. Esatto. Serve, 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 Io me serve. la immagino un po', senti come sono romantica, io me la immagino un po' come una passeggiata, no? Come l'inizio di una passeggiata. L'inizio di una passeggiata è sempre tranquilla, c'è il respiro e tutto quanto. Poi mano a mano si va avanti, se non sono allenata faccio fatica. Quindi Certo. è giusto iniziare una camminata lentamente, con il giusto respiro, e quindi tradotto con dei piccoli passi, che però piano piano mi portano ad essere allenata per andare a fare cose più complesse. Allora, Giulia, ci chiede, per scrivere inclinato sui quadretti, seguite la diagonale dei quadretti? Io no. Io vado La molto diagonale dei quadretti, a no, no. sentimento, cioè non mi metto, se ho capito bene, lei dice, aspetta che prendo una penna, lei dice guardo il I quadretto, che ne so, 45 gradi. o i 45 oppure seguo la diagonale, che ne so, da qui a qui. Io vado molto a sentimento, sinceramente. Cioè,
No, anche come tu immagini, cioè adesso stiamo scrivendo, abbiamo scritto su un foglio a quadretto, ma se tu non avessi il quadretto, ma avessi un foglio bianco, con semplicemente con un rigatore. Il vuoto cosmico, certo. Diciamo che si deve aspirare ad avere un'inclinazione costante, ma non necessariamente quella del quadretto. Ah, Irene, una curiosità, voi come organizzate la scrivania? In questo momento non è organizzato. Io non ti posso rispondere. Allora, io ti posso far vedere, aspetta che stacco il telefono dalla corrente così ti faccio un po' vedere le mie brutture, perché in questo momento è veramente messa male, però ho una scrivania lunga, boh, sarà un metro e qualcosa, abbastanza lunga la mia scrivania, ok? E ho da questa parte, quindi sulla mia sinistra, dove ci sono tutti i trespoli, le lampade, le cose, vedi questa cosa qua, c'ho la parte della dove lavo i pennini, ed è il sotto, è semplicemente il coperchio di una scatolina, con una, questa qui è una di quelle, come si chiamano, Marta? È un portaoggetti minuscolo con i divisori dentro, che li ho fatto io, e c'è la selezione dei pennini che uso più spesso. E qui invece ci tengo queste cose di plastica, ci tengo i pennini. Sì, sì, ci ho già messo il sale nell'acqua, sì. È arrivata la mia metà che mette la pasta nell'acqua, che carino. E qui ci tengo i pennini che ho usato poche volte, che quando li cambio, ma non li voglio buttare via perché magari li riutilizzo per altri lavori, eccetera, li metto tutti in questi contenitori in modo che poi posso riutilizzarli. Questa è una cosa fondamentale, perché altrimenti si rischia di non capire più quali sono quelli da buttare, quali sono quelli da tenere, quali sono quelli nuovi, non si capisce più. Sì. E praticamente ho tutto intorno, Irene. Da questa parte ho gli inchiostri che mi servono, e qua in mezzo c'ho della carta di quelle buste e biglietti piccolini, che quando ho 5 minuti di tempo faccio un bigliettino al volo, una busta al volo, eccetera. Poi ho questo contenitore qua che è tutti i miei pennini, più alti, più bassi. Mi tengo sempre a portata di mano le cose che uso di più. Questo è il mio quaderno degli indirizzi, qui ci sono delle altre buste, un altro quaderno dove tengo dei progetti, poi da questa parte qui c'è tutto lo spazio per lavorare che mi tengo sempre libera. Qui, vabbè, per questa sera ho l'iPad, il computer è sempre nell'angolo da quella parte, e da questa parte ho invece carte, cartuccine, cose, eccetera. Con qui dentro ci sono delle altre carte, degli inchiostri, delle righe, dei righelli, delle cose. Qua sopra, sempre proprio a portata di braccio, carte, rigatori, eccetera, i rodia, le carte d'acquerello, anche qua vedi tutti i ritagli del... Tutto molto organizzato intorno, Irene, molto... Tutto a portata di mano, le cose che si usano più spesso... sono sempre a portata di mano, perché così almeno sono più facili da prendere. Sì. E poi dietro invece, che ci ho messo due cassettiere di IKEA, vedete? Dentro, vabbè, siccome hanno i cassetti abbastanza larghi, ne ho approfittato, ci ho messo i fogli più grandi, quello che mi serviva, e sopra stampante, raccoglitori, tutte le cose, vedete? Un po' di libri, l'acqua, tutta roba, però veramente con la sedia giro, vedete? E ho davvero tutto a portata di mano, mi sono fatta, praticamente l'unico spazio aperto è da questa parte, a sinistra, dove io esco dal... Questa è una U che mi gira intorno, è tutto organizzato così. È tipo una console. Sì, anche perché io, vabbè, lo spazio non ne ho tantissimo, no? Quindi dovevo fare del mio meglio per essere organizzata. Ottimizzare lo spazio che si ha, assolutamente. Sì. Quello è, infatti. Bene.
Torniamo in faccia. Dai. Sì, per caso avete dei quaderni corrigatori da consigliare, scusate le domande magari banali. No, nessuna domanda è banale. Quaderni con rigatori. Però, perdonatemi, ma perché Marta i quaderni con i rigatori? Cioè, sarà che io faccio due giorni uno stile, due giorni un altro, quindi dovrei stare sempre a cambiare quaderno. E mi è molto più comodo usare i fogli. Assolutamente, sì. Non lo so, io non mi organizzo, anche perché poi il quaderno c'ha quella... lo scalino... dello spessore del quaderno, no? Che poi a un certo punto arrivi in un punto dove non hai più il polso bello appoggiato che ti scorre bene, ti incastri su quello scalino del quaderno, a me non piace. Sì, l'ideale sono i fogli, tutt'al più ti stampi un rigatore, il rigatore che vuoi, puoi avere uno, due, tre, cinque, sì, in base allo stile che vuoi fare, e te li metti sotto e lavori in trasparenza. Però brava Giulia che ha detto questa cosa, l'ultimo consiglio per gli acquisti, fidanzato di Noemi, non mi uccidere, non mi odiare. Però questo è importante, super importante. Allora, due blocchi che ho preso su Amazon, ma non sono Amazon Basic, questo sono blocchi seri. Però ve li voglio far vedere perché vale la pena. Dale Roney, eccolo qua, voi lo vedete probabilmente... No, eccolo qua. Ok, adesso è giusto. Dale Roney. 60 grammi, no, 45 grammi, è ancora più sottile della schizza e strappa. L'ho messo nella mia stampante inkjet, una normalissima inkjet, ci ho stampato i rigatori e non spande, quindi... Questo me lo devo segnare perché sto cercando un'alternativa. Dale Roney Layout Paper. Questo vale la pena, ragazze. Sono tanti fogli, comunque. Sono formato A4. Cioè avete un blocco da 80, quindi ci fate parecchio. 45 grammi, super buona questa qua. Altra cosa ancora super buona, Clairefontaine. Per capirci, Clairefontaine è il gruppo Rodia. Sì. Ok? Quindi, anche questo layout pad, quando vedete layout paper, layout pad, è la carta super fina, tipo velina. Gli inglesi la chiamano layout proprio perché serve per metterla sopra degli altri fogli e poi ricalcare, ok? E anche questo è della serie Gold Line. Questo qui non ho ancora provato a stamparci i rigatori sopra. Uh-huh. Farò la prova e poi magari vi faccio sapere. Però l'inchiostro ovviamente lo tiene tantissimo. Questo qui è 50 grammi. Leggermente più spesso rispetto alla Dale Roney, che è 45. Però diciamo che se uno non vuole stamparsi tutti i fogli con i rigatori, lo può utilizzare anche in trasparenza, perché la grammatura... lo permette. Esatto. Sono fogli senza acido, non c'è niente, quindi questi due sono importanti. Adesso questi ci spenderai i soldi, ecco, su questa carta. Solo una cosa, che avevo visto un messaggio di Manuela che chiedeva il regalo trasparente con tutti i centimetri dove si trova, perché l'ha cercato ma non l'ha trovato. Buffetti, io l'ho preso da Buffetti, dal mio Buffetti vicino a casa. Super semplice. Buffetti sono abbastanza forniti di queste cose qua, perché li usano anche gli architetti, questi. Sì. Io l'ho preso su AliExpress, però ecco, lì devi aspettare poi un mese e mezzo, due. No, ma si trovano. Insomma, però questo qui è una cosa da 30. Io poi ho anche quello super lungo, quello flessibile che si mette in valigia, come l'ha regalato la mia insegnante americana, e questa è da 60. Sai, centimetri da una parte. Righelli per fare i lavori con i tessuti, anche... per il patchwork, si trovano anche cercandoli con questo nome, righello per patchwork. Ragazzi, in diretta
l'ha trovato e ha anche avuto il coraggio di scrivere in chat trovato. Amazon trovato. Però ci dicono che da Tiger li hanno visti tempo fa. Ok, allora Tiger potrebbe, sì, potrebbe rimetterli, se non li trovate adesso magari li rimettono, perché poi sono, li ripropongono ciclicamente. Beh, ma no, stasera, allora, se hai trovato questo materiale che ha, sapete che altri stanno cercando, facciamo rete e condividiamo i contatti, sì, i link. Sì, se taggate o me o Marta, poi noi li rimettiamo nelle nostre storie e mettiamo... Hai fatto le storie in evidenza? Non sono andata a controllare. Sì, ho fatte. Brava, perfetto. Quindi adesso sia io che Marta abbiamo il cerchiolino delle chiacchiere monolinea in evidenza nelle sul nostro profilo e ci andiamo a mettere tutte le storie che riguardano consigli per gli acquisti e balle varie. Esatto. Comunque Paola dice che si trovano anche nei negozi di scrapbooking. Quindi... Perfetto. No, ma sì, ma si trovano, sono abbastanza comuni. Non è... Fiorella, sei arrivata tardi, ma non ti preoccupare che la trovi salvata la diretta. Sì. Bene. Posso dire una cosa sola? Sì. So che uso questa platea come... Però ve la voglio dire in diretta. C'è una grossa, enorme novità in arrivo con il Learn Pointed Pen. A fine marzo mettete via un po' di soldi perché è in arrivo un insegnante che vi stendiamo tutti. Quindi è un corso abbordabilissimo da tutti. Anche chi ha meno esperienza di punta fine, è un master penman dello Yampet, è la prima volta che insegna online, vi sto dando un sacco di cose, ed è uno che ha inventato uno stile, anzi più stili, che usano tutti, ma nessuno se lo ricorda che lui è il papà. Quindi, fine marzo, ricordatevi questa data, tenetevi masculo. Forse ho capito! Ok, è super dolce, è una persona assolutamente... Non vi fate intimorire dal fatto che sia in inglese, siamo tutti qua per darci una mano. Chi non capisce, avrete le registrazioni dei video come facciamo con tutti i corsi. Quindi ve li potete riascoltare con calma. Se qualcuno, come abbiamo fatto per il corso di Ether, abbiamo fatto un gruppo su Instagram di tutti gli italiani che erano al corso, e quello era il gruppo dove chi non capiva qualcosa metteva, eccetera. Poi loro sono state bravissime, non ne hanno avuto bisogno, eccetera. Però si condivide e ci si dà una mano uno con l'altro. Vale la pena. Bene, con questa... Okay. In questa perla che c'hai proprio... Non vedo l'ora, guarda. Così. Non vedo l'ora, Marta, non puoi capire. Me la sto veramente tenendo. Con questo stendo qualcuno davvero. Bene. Va bene, dai. Siamo super curiosi tutti. Rompete il salvadanaio, fate il conto dei soldi, iniziate a risparmiare. Non è una cosa... Non sarà un costo esorbitante. Weekend... Due ore e mezzo il sabato e 2 ore e mezzo la domenica. Tutto qua. Una cosa abbordabile. Non è un impegno esagerato. Bene, allora... Ok. Non vediamo l'ora di sapere, di avere qualche informazione in più. Bene, in tutto questo sono le 10 di sera, quindi direi che io vi saluto e vado a cena. Direi di sì, noi non ti tratteniamo oltre. Allora, grazie a tutti, grazie Marta. Grazie a te e grazie. Aspettiamo di vedere, di fare il tour dello studio, eh? Eh sì, dai. Allora, oddio, spero settimana prossima, dai, di riuscire a farvi vedere qualcosa. Qualcosina, così magari ci fai seguire anche tutta la parte, ci spieghi, ci fai vedere come stai organizzando, com'è il progresso e se questa cosa dell'organizzazione dello studio può essere utile a qualcuno. La condividiamo. Venga, va bene. Bene. Okay. Ciao a tutti, ragazze. Ciao a tutti. Ciao.